ragazzi, in questo nuovissimo video vi farò vedere come preparare una torta alle mele con confettura di albicocche. Per iniziare abbiamo bisogno degli ingredienti. Allora, abbiamo bisogno di 250 g di farina, 200 g di zucchero, 150 g di burro, 4 uova, le mele, un limone, il lievito e ovviamente anche la confettura di albicocche. Adesso possiamo andare a iniziare tagliando appunto le mele. Vi faccio vedere come. Adesso prendiamo il limone, lo dividiamo a metà e tutto il succo di limone andrà nelle nostre mele, diciamo così. Questo serve per evitare che svaneriscano. Come potete vedere, metà le ho divise a fette e l'altra metà a cubetti. Adesso andiamo a unire le uova con lo zucchero in questo modo. Non deve essere diviso, deve essere tutto intero l'uovo. Poi con una frusta elettrica andiamo a mischiare. Dopo aver sbattuto per qualche minuto, andiamo a unire il burro e la farina. Chiaramente andiamo a sbattere. E adesso andiamo ad aggiungere il lievito. Poi prendiamo il limone e con una grattugia andiamo a grattugiare la buccia. Ed infine prendiamo le mele a cubetti e le mettiamo nel nostro impasto, in questo modo. Dopo aver unto lo stampo, andiamo a versare il nostro contenuto in maniera omogenea. Adesso prendiamo le mele, quelle fettine, e le mettiamo sopra, in questo modo. Una volta fatto questo, andiamo ad infornare a 150 gradi per circa un'ora. Mentre la torta si raffredda un pochettino, prendiamo la nostra confettura di albicocche, la mettiamo in un tegame e ci mettiamo pure un po' d'acqua per diluirla un po'. E poi mettiamo a cuocere.
per circa un minuto. E adesso prendiamo questo e lo mettiamo sopra la torta, un'altra torta.